Margherita è la signora del cinema italiano, nel senso che Margherita ha fatto talmente tanti ruoli meravigliosi, ha vinto talmente tanti premi, giustamente perché ha fatto delle interpretazioni meravigliose di tutti i tipi, dalla commedia al dramma, ed è meraviglioso dirigerla. Chi conosce Margherita sa quanto Margherita sia delicata e impaurita un po' da tutto, quindi ti lascio immaginare cosa è stato dirigere Margherita Pui durante il lockdown dentro un luogo chiuso. Quindi questo è stato, però poi il primo giorno, perché è arrivata il primo giorno che era dentro una specie di scafandro di plexiglass, e dice adesso Maria dovresti andare a trucco, perché non è che puoi andare giù così, ma dici nel caso, se no non possiamo fare giù. Comunque si è fidata e ha fatto un'interpretazione fantastica, è un ruolo molto complesso, perché Margherita non porta sulle spalle nel film la parte di commedia, perché è il lato materno, malinconico, molto complesso del film, e lo fa in maniera sublime, con un'eleganza, poi è bellissima. E io sono affascinato dalla bellezza di Margherita, lo sai, glielo dico, dato sono sposato, non può tenere nulla da me, però è veramente una donna bellissima. E alla fine delle riprese si era lasciato andare finalmente, ha detto: ma lo sai che questa settimana durante mi ha fatto dimenticare il lockdown e sono stata bene, ti assicuro che detto da Margherita è veramente una cosa straordinaria. Quindi la ringrazio tantissimo per quello che ha fatto. Volevo dire una cosa, soltanto il ruolo di interpreta Margherita, e devo ricordare Stefania Rocca al teatro, è l'unico ruolo di tutto il testo che è soltanto tragico, cioè quello è l'unico ruolo che non fa ridere mai. Gli altri tutti quanti, Valerio, Bettina, Massimiliano, la ragazza, fanno tutti quanti, hanno i loro momenti down e i loro momenti up, fanno anche sui ridere sempre. L'unico ruolo che non fa ridere mai, e perché è l'unico ruolo che drammaticamente vive la situazione della miseria, della situazione economica che deve fronteggiare, è quello di Rosso. Quindi tanto di cappello a come Margherita rende quel ruolo, e come Stefania a teatro, per chi lo ha presente può dire, è un ruolo di grande difficoltà, perché essere l'unico che non fa ridere in un contesto di gente che in qualche modo alleggerisce non è assolutamente semplice. Visto che non è lontanato e non l'ho mai conosciuto, a volte mi ritrovo, quando ho bisogno di chiarire le idee, di pensare, a parlare con lui, anche se non so in realtà come fosse neanche fatto. Quindi mi metto a parlare con lui per capire cosa devo fare, per chiarire le idee. E quindi volevo fare una domanda molto personale, cioè se anche a voi fosse mai capitato di dover parlare con delle persone che voi sono care e che non ci sono più, per pensare, per riflettere. Rispondo io perché ti trovo, quello passo. Io posso dirle con chiarezza che se non potessi farlo impazzirei. Cioè questa cosa che sembra di per sé una pazzia, cioè di parlare con qualcuno che non c'è, in realtà è qualcosa che mi tiene legato alla realtà, alla vita. Io se non potessi parlare con mia madre costantemente, penso che impazzirei. E devo, lei non c'è più, io la ringrazio più adesso che prima, perché adesso lei mi può anche raccontare un sacco di storie che prima per un motivo o per un altro non riusciva a raccontare. Quindi sono ben felice di essere. Io non so se definire non so se parlo con mia madre ancora vivente, con mio padre. Però sicuramente mi sono accorto che da quando non c'è più, dal 2000, inconsciamente, ma questo credo che succeda a molte persone, sono sempre di più diventato simile a lui, nel senso faccio cose che prima non facevo, ma è avvenuto immediatamente.
già dal giorno dopo che non c'ero, io ho avuto la fortuna di conoscere mio padre, al contrario tuo, e però penso profondamente che quello che dice Maurizio sia veramente possibile, quindi ti auguro di fare delle grandi chiacchierate con una persona che non hai conosciuto, perché è una cosa bellissima e poi paradossalmente in questo senso è veramente fortunato poterlo fare, cioè chi non riesce a farlo. Grazie.